Allora, buongiorno anche dal piccolo Biagio, io non lo mostro mai mio nipote, lo sapete? Questa guarda la nonna, Tano, hai No, ragione. non sono danno i pupette. Sono danno i pupette. Il Sono pulpetto. un attimo, Mario. Biagio, va bene. Insomma, va, guardando dietro. Allora, Didier è diventato la mascotte di Voce Napoli e Food Napoli. Eccolo qua. Viva Voce Napoli, Food Napoli e viva Biagio. Che bellezza, allora. Guarda che ti aspetto, Biagio, guarda che ti aspetto. Biagio, crescerai senza fame. Crescerai senza fame. Ah, nonno Bumbardi, ah, nonno, Eh? Mamma mia, bellissimo. Bello. No, perché mio nipote, tutti i bimbi sono belli. Buongiorno. Allora, io ho tagliuzzato tutte le mie bellissime melanzane. Adesso le vado a friggere perché devo fare le polpette di melanzana. Le ho fritte, ho messo il pane ad ammorbidire. Vedete? Ho messo il pane, l'uovo, formaggio, sale, pepe e provola. E adesso vado a impastare le mie polpette di melanzane. Sembri che ma. Adesso vado a fare le polpettine, le giro un po' di pane grattugiato e le friggo. Vuol dire che tu lo stai mangiando, nonna te. Non faccio mangiare È diventato, come si chiama? Un lama. Un cammello, un cammello. Ma questo lo lamo pure in faccia. Ma quanto sei volgare? Cioè, questo è il direttore di Voce di Napoli. Cioè, con Cruno Comini dice, ma perché ho direttore? Perché ho direttore di Voce di Napoli? È nella natura del lama. Ma vatti a sottare, vatti a sottare. Le polpette di melanzane e provola. Ovviamente dentro ho fatto lo stesso composto che si fa quando si fanno le polpette di carne, però l'unica cosa che non c'è, al posto della carne ci sta la melanzana. Quanta maestria! La pisciamo i polpetti. A me la polpetta bruciata mi lascia sapere. È più saporita. Allora deve essere per forza ben cotta, non cotta così, che è stanca, si è bruciata. Però a me la bruciata. No, si deve cuocere bene perché se no si rompe. Se ne sarete che. Allora, questa la già l'alziamo. Ragazzi, questo è venuto un poco più cotto, ma non va niente. Questo che si chiama vedere, questo che si chiama vedere. Ci mangiamo stessi. Ci piace la bruscatella, la bruscatella. A me piace la bruscatella. A voi come piace? Mi piace la bruscatella? Non adesso. Croccante, croccante. Croccante. La bruscatella. Sta a scannare. Tipo arancina, molto grandi. Allora, io perché la nonna è palermitana, origini siciliane. Siciliane. Papà napoletano e mamma siciliana. Mia mamma di Caltanissetta. Poi c'ho i miei cugini, tutti quanti che stanno a Palermo, ne approfitto di saluto. Il mio sogno è ritornare nella Ucceria, Siamo stati anche al mercato di Palermo. Vedi, nonna Adele, nonna Adele. Però tu faccio una cosa, se in tuo cuocere, vedi che lei è sotto, che questo mi è bullendo. Ah, ok, grazie, nonna Adele, a me grazie. non mi viene la. Ecco, a me. Vedi, Ah, tutti e tre, però tu diretto. Diretto. No, io no, diretto. O cincin, c'ho cincin. Cincin. Cincin, polpette di melanzane. A saluto a Sì, vieni che te magna, a polpette di nonna Adela. Ti piace? È ottima, mi Com'è, è piace. calda? Ma tu quante la metti? No, voglio vedere prima se si sta cucendo. No, no, no. Non è calda, vuoi mangiare? Sì, Un ottima. altro boccone? Un altro boccone? Perché un altro boccone finisce la polpetta? Dai! Sembra dai sta volenda. No? No, è bruciato, anzi è è giusto cucinato. E no, la fabbrica anzi è cucinato. Sì, non sta morendo, non sta morendo. No? Com'è? È buono? Polpette nonna della, di melanzana, ti? Sono Vieni che te magna. buonissime. Nonna te, grazie. Guardate. Senza carne.